nella sede di BMW Italia a San Donato Milanese con il presidente e amministratore delegato Massimiliano Di Silvestri. Le aziende devono avere uno scopo più grande. Questo è un po' il mantra che si sta diffondendo tra imprese e manager che vogliono costruire una leadership a livello globale nel medio-lungo periodo. Ecco allora che la responsabilità sociale d'impresa diventa un asset fondamentale per le aziende ed è anche un parametro di valutazione per gli stakeholder del sistema. Oggi sono gli stessi consumatori, soprattutto le nuove generazioni, che chiedono alle aziende, alle imprese di grande successo e di grandi dimensioni di intervenire per risolvere, magari contribuire a risolvere i grandi problemi del mondo e della società. Faccio alcuni esempi: l'emergenza climatica, la crisi di fiducia, il diritto all'istruzione, il diritto alla cultura, il diritto alla sanità. Sono questi i grandi temi sui quali le aziende sono chiamate a rispondere, ma sono chiamate ad intervenire in modo concreto, cioè non basta più una dichiarazione di intenti, bisogna passare dalle parole ai fatti. Ed è per questo motivo che noi siamo passati dalle parole ai fatti nel 2002 con un progetto che si chiama Specialmente, che racchiude un po' tutte le attività di responsabilità sociale di impresa e che è diventato un progetto simbolo al di là dell'automotive, quindi nel sistema macroeconomico italiano. Il progetto Specialmente, grazie al progetto Specialmente, mi piace ricordare che BMW in Italia è stata classificata nel 2020 nella Top 10 del Reputation Track, che è questo istituto che va a monitorare la reputazione delle grandi aziende. Noi con questo progetto abbiamo raggiunto fino ad oggi circa 1.300.000 persone. Sono tante le attività che facciamo, magari riassumiamo le principali. Ci piace anche ricordare che nella prima fase di questa pandemia, insieme ai nostri concessionari, abbiamo donato 60.000 mascherine ai principali istituti e presidi sanitari italiani. Tra le principali attività è bello ricordare la partnership con il Teatro alla Scala di Milano, di cui siamo soci fondatori e sostenitori, piuttosto che la boccia paralimpica, il progetto della boccia paralimpica che è partita da zero e oggi vanta 200 atleti che andranno a gareggiare nelle prossime Olimpiadi di Tokyo nel 2021, piuttosto che la scuola sciabile di Salice Du, o la partnership con Dinamo Camp o l'ospedale San Raffaele di Milano. Ancora il progetto Diversamente Disabili, che ha consentito a molti motociclisti amputati di tornare in pista. Mi piace ricordare la partnership a Roma con il Teatro dell'Opera di Roma e due progetti importanti che sono supportati dalla nostra filiale BMW Roma, il primo Medire Bibbia, che si occupa di recuperare alcuni detenuti con determinate attività specifiche all'interno dell'istituto penitenziario di Re Bibbia, piuttosto che il progetto Romanes, che va a supportare una squadra di rugby locale di ragazzi che giocano sulla sedia a rotelle. Quindi questi sono i principali progetti che portiamo avanti centralmente. All'inizio del 2020 abbiamo deciso di dare un maggior respiro al progetto Specialmente, di dare quindi una visione a 360 gradi. Ed è per questo motivo che abbiamo creato il progetto Specialmente at Dealers, cioè abbiamo coinvolto i nostri concessionari per andare ad individuare tre o quattro attività ogni anno da comunicare, perché più in linea, diciamo, con il nostro progetto centrale. Mi piace innanzitutto ricordare che tutti i concessionari sono coinvolti sui propri territori con attività di responsabilità sociale d'impresa. Ecco, quest'anno, il primo anno, abbiamo lanciato questo contest e quindi i vincitori del primo anno, i premiati del primo anno del progetto Specialmente at Dealers sono il concessionario M-Car, Birindelli, Auto Torino e Nanni Nember. Quindi mi piace congratularmi con loro per il traguardo raggiunto, ma anche, ripeto, con tutti gli altri concessionari che comunque sono coinvolti e che speriamo di premiare il prossimo anno.